Ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, il secondo dedicato alla KTM 890 Adventure. Video di prova su strada, quindi video che dedicherò di più alla guida della motocicletta. Nel primo video, come di consueto, vi racconto di più le caratteristiche tecniche e le peculiarità, e nel secondo video invece andiamo di più ad approfondire quello che è proprio la guida della motocicletta, quindi le caratteristiche che esprime guidandola sulla strada. In questo caso, essendo una moto da enduro, lo faremo sia in road che in off-road, quindi in strada che in fuoristrada. Enduro di media cilindrata della casa austriaca. Per quel che riguarda la posizione di guida, quindi la triangolazione fra pedane e sella manubrio, direi che è piuttosto buona. Insomma, anche in questo secondo video mi è stato confermato nel guidare la moto che si può trovare una posizione di guida piuttosto agevole indipendentemente dalla nostra statura. Calcolate che io sono 1,94 m e non ho avuto alcuna difficoltà a guidare la moto e a trovare una postura abbastanza comoda. Forse per quelli alti come me sono leggermente arretrate le pedane e diciamo questo ci porta ad avere una posizione di guida con le gambe non proprio a 90 gradi, leggermente contratte, ma non è una cosa particolarmente invalidante. Sotto il 1,80 m, 1,85 m direi che questa cosa è abbastanza ininfluente. Il manubrio si protrae leggermente verso il guidatore, ci dà una bella impugnatura, non è eccessivamente largo e ci regala un bel controllo della moto. Direi che insomma si può fare dei discreti viaggi senza affaticarci eccessivamente. La classica posizione da enduro, quindi bella eretta, piuttosto comoda, che a mio avviso insomma è una delle migliori per quel che riguarda il viaggio e comunque il comfort. Oltretutto, come vedete, c'è la possibilità, in occasione di questo secondo video mi hanno montato il top case originale KTM, quindi c'è la possibilità di montare il top case e le valigie laterali, il che è una cosa positiva. Top case ottimo, con questo bello schienalino, direi che insomma se viaggiate è un accessorio che vi consiglio di adottare. Anche per quel che riguarda la porzione di sella dedicata al passeggero, è piuttosto ampia. Vi confermo la prima impressione che ho avuto sul fatto che non è particolarmente cedevole, quindi non è particolarmente morbida, non ci regala un comfort eccesso da questo punto di vista. Se da una parte nella guida sportiva ci aiuta a percepire di più quello che succede sotto le ruote della moto, perché ovviamente non essendo eccessivamente morbida ci trasmette meglio le sensazioni che abbiamo dall'asfalto, dall'altro nei viaggi non è particolarmente confortevole, ecco. Andiamo ora a provare i vari riding mode presenti di serie su questa moto, che vi ricordo è stock, quindi le funzionalità e le cose che vi racconto sono di serie. Adesso siamo in modalità street e vediamo un po' come si comporta la moto. Allora, siamo in seconda marcia e proviamo l'accelerazione.
che nonostante i cavalli siano tra virgolette solo 105, questo motore sa regalare una bella accelerazione, una bella ripresa. Bello veemente, bello corposo, in particolar modo dai medi regimi in su dà una bella spinta a questo bicilindrico, devo dire che insomma dà una bella soddisfazione. Oltretutto anche ad alta velocità la moto è decisamente stabile, l'avantreno si mantiene comunque solido e dà una bella, insomma, una bella sensazione di stabilità, e quindi da questo punto di vista si avvicina molto a una moto stradale, quindi non è la classica enduro col avantreno un po' ballerino che alle alte velocità insomma non ci dà tanta sicurezza. Ora proviamo a cambiare modalità, andiamo in modalità rain e la off-road la proveremo ovviamente poi. Ok, ci chiede di chiudere il gas per cambiare la modalità, quindi la modalità si può cambiare tranquillamente anche in marcia, basta chiudere il gas. Perfetto, siamo in modalità rain. Già si è aperta un'erogazione della potenza decisamente più dolce, come è logico aspettarsi. Adesso vediamo in accelerazione se c'è molta differenza rispetto al riding mode, quello standard, insomma lo street, tra virgolette quello normale. In opzione poi ci sono degli ulteriori riding mode acquistabili a parte, come vi ho già spiegato nel video di primo contatto, ma ora vediamo l'accelerazione in questa seconda modalità rain. Seconda. Beh, l'accelerazione è decisamente più dolce, comunque corposa, il bicilindrico spinge comunque bene dopo 4.000-5.000 giri, ma ovviamente è meno vigorosa rispetto alla modalità street. Buona anche la staccata che adesso tra poco andremo a valutare col solito test nel tratto di strada chiuso al traffico. Per quel che riguarda le sospensioni della moto, sono a confermarvi le impressioni che ho avuto già nel video di primo contatto, quindi con la prima presa di contatto con l'890. Sono tendenzialmente, adesso sto percorrendo questo tratto di strada abbastanza dissestato con dislivelli eccetera, non sono particolarmente cedevoli, non sono particolarmente confortevoli, diciamo che pendono di più appunto verso l'indole sportiva della moto, quindi sono abbastanza sostenute e ci agevolano in tal senso quando attuiamo una guida piuttosto sportiveggiante, quindi da quel punto di vista sono ottimali, ma nel comfort assoluto, diciamo nel comfort massimo, non sono proprio diciamo l'ideale, ecco. Dobbiamo fare qualche piccolo sacrificio in tal senso. Non che siano particolarmente rigide, però insomma non ci regalano un comfort eccelso, ecco. Purtroppo, come ho già avuto modo di accennarvi, non c'è possibilità di intervenire sulle regolazioni, quindi così sono e così rimangono. Ecco, magari da questo punto di vista sarebbe stato auspicabile avere quantomeno la possibilità di regolare a livello manuale, ma purtroppo neanche quello è possibile fare. Evidentemente per una questione di contenimento dei costi e per tenere comunque un prezzo d'attacco decisamente, insomma, decisamente concorrenziale, si è dovuto limare su qualche finezza, tipo appunto la possibilità di regolare le sospensioni. Chissà che in futuro magari venga implementata anche questa funzione. L'avantreno è piuttosto caricato, quindi appunto come già vi accennavo ci regala una bella sensazione di solidità, una bella stabilità. Non è appunto un avantreno da classico, da enduro, leggermente ballerino, soprattutto alle alte velocità, ma da questo punto di vista vi confermo che è tendenzialmente più vicino a una moto stradale, quindi una bella stabilità, un bel appoggio, insomma una bella confidenza. Da questo punto di vista appunto si rivela tendenzialmente, come per altri aspetti, più vicino a una moto stradale, a partire anche dalla posizione di guida che è piuttosto sopra, che ci dà un bel dominio della moto, insomma, e un po' tutte le altre caratteristiche, dalla maneggevolezza alla stabilità in curva eccetera, propendono appunto verso di più un utilizzo stradale. Molto gratificante la guida da questo punto di vista, anche in piedi la stabilità è ottima,
una bella staccata, non affonda troppo la porcella, la moto non si scompone più di tanto, possiamo aprire anche quando siamo in piega, e la moto, come vedete, insomma, segue diligentemente la traiettoria impostata. Davvero un ottimo lavoro da questo punto di vista. Per quanto riguarda la guida su strada, le prime impressioni che ho avuto, insomma, sono a confermarvele. Anche in piega, in appoggio, anche quando andiamo verso il limite della moto, insomma, l'appoggio è piuttosto solido e ci dà una bella sensazione. Le coperture che abbiamo di serie sono delle semi tassellate, quindi anche su asfalto ci regalano un buon grip e delle belle soddisfazioni di guida. Particolarmente rapida nel cambio di direzione da un lato all'altro, ma questo non inficia, diciamo, più di tanto la scorrevolezza della moto quando andiamo a cambiare direzione. Ora la mettiamo nel rapporto più alto e vediamo un po' come se la cava ai bassissimi regimi. Quarta, siamo in quarta marcia. Sesta, perfetto, sesta, la lasciamo scendere al minimo 1500 giri e ora spalanchiamo l'acceleratore. 1500, 2000, 3000 giri fa abbastanza fatica, la moto, insomma, tentenna un po', dopo i 2500, 3000 è un po' più scorrevole, 4-5000 e prende un bel ritmo e, ragazzi, poi l'accelerazione è veramente veemente e corposa. Quindi adesso devo andare a staccare, perché sono in poco tempo. Il bicilindrico ci spinge a velocità considerevoli, quindi fa decisamente fatica sotto i 2500-3000 giri, purtroppo in quel lasso di giri motore la cavalleria è meno rispetto magari a una max enduro, la si sente. Dopodiché verso i 3000-3500 prende regolarità e dopo i 4000-4500 dà veramente una bella spinta regolare, vigorosa e continua fino al massimo regime. In buona sostanza tutto questo si traduce in una discreta elasticità del motore che non ci costringe eccessivamente a continuare a cambiare marcia se ci manteniamo sopra i 4000-5000 giri. Al di sotto è un po' difficile, ecco. Bisogna comunque ricorrere a un rapporto inferiore per avere un po' di brio e una certa scorrevolezza della moto. Per quel che riguarda il cambio, vi posso dire che, insomma, non mi ha dato problema alcuno, nel senso che cambio manuale, non elettroattuato, non dà problemi di sorta, è davvero preciso negli innesti, dolce, non si impunta, insomma, non mi ha dato nessun problema da questo punto di vista. Rapido nella cambiata e abbastanza preciso. Oltretutto la frizione, nonostante sia la classica frizione con cavo di rimando, quindi non abbiamo la frizione idraulica, non è neanche particolarmente dura. Tutto sommato, da questo punto di vista, direi che la situazione è piuttosto buona. Cosa particolarmente gradita quest'ultimo, perché, appunto, avendo una frizione piuttosto morbida da azionare, il polso ringrazia, soprattutto quando facciamo lunghe percorrenze che ci vediamo costretti magari a scalare spesso marcia, tipo su passi di montagna, comunque su percorsi abbastanza guidati, avere una frizione abbastanza morbida è una bella cosa, in particolar modo, appunto, dove non abbiamo un cambio retroattuato che dobbiamo utilizzare per forza la frizione.
Per quello che riguarda i blocchetti elettrici, allora vi posso dire che sono abbastanza scarni, quindi non abbiamo un eccesso di tasti e, come vi dico sempre, questa è sempre comunque una cosa estremamente positiva, perché ci aiuta ad apprendere più agevolmente i vari comandi ed ad azionarli senza distrarci troppo quando siamo alla guida. Nella fattispecie, sul blocchetto di sinistra abbiamo un po' tutti i tasti che ci aiutano a navigare nel TFT per impostare le varie funzioni, dopodiché vabbè, il classico tasto degli abbaglianti, il clacson sotto, insomma un po' quello che è tutto lo standard dell'ubicazione che troviamo generalmente sulle moto, quindi anche da questo punto di vista è abbastanza intuitiva nell'utilizzarlo. Il tasto di accensione da questo lato, una cosa positiva è che comunque i tasti sono retroilluminati. Stasera quando farò la prova in serale per farvi vedere come illumina il faro, ve li farò vedere. Anche se i tasti sono ubicati in modo corretto e ci aiuta, diciamo, il fatto di memorizzarli senza doverli continuamente guardare per azionarli, il fatto di avere anche questo plus in più della retroilluminazione è comunque una cosa positiva. Test frenata. Ora, come di consueto, andremo ad effettuare il test della frenata al limite, quindi frenata d'emergenza, la staccata, mi aggrapperò totalmente i freni, la classica inchiodata, come si usa dire in gergo, in questo tratto di strada non trafficato valuteremo un po' tutti gli aspetti della frenata, quindi staccata, intervento ABS, eccetera, eccetera. Siamo in modalità street, via! E devo dire che la frenata è decisamente buona, ragazzi, a partire dalla stabilità della moto che si pianta nettamente sulla ruota davanti ed è molto stabile, un leggero oscillamento quando proprio andiamo a pinzare con estrema, diciamo, con estrema decisione, ma per il resto direi che è un'ottima frenata, davvero davvero ottima, considerando che è una moto da enduro, insomma è davvero buona. Ora la proviamo nella modalità rain per vedere un po' la differenza, se c'è differenza, cosa che ci dovrebbe essere. In teoria in modalità rain dovrebbe allungare un po' la frenata. Allora cambiamo la modalità. Modalità di guida, perfetto. Rain, ok. Andiamo. E in modalità rain l'intervento dell'ABS è nettamente più presente e la frenata si allunga decisamente. Per quel che riguarda la modalità, la stabilità, leggermente, lievemente meno stabile, oscilla un attimino di più la moto, ma non più di tanto, ecco, quindi nel complesso direi che è abbastanza buona anche in questa seconda modalità. In modalità street l'intervento dell'ABS è non troppo invasivo, quindi non lo si avverte più di tanto e tutto sommato direi che lavora decisamente bene. Maneggevolezza della moto alle basse andature. Allora, la moto è decisamente maneggevole, anche se non è, come un po' per i cambi di direzione nelle S, nell'Edling, anche qui non è, diciamo, molto lesta. Dà un po' quella sensazione di, tra virgolette, pesantezza dello sterzo. Quindi è sì maneggevole, ma non eccessivamente maneggevole, insomma. Si districa bene, ma appunto c'è questa sensazione dello sterzo che è un po' pesantuccio. Evidentemente il fatto che sia piuttosto caricato, che ci regala una bella stabilità nella guida, si traduce comunque in uno sterzo leggermente pesante. In particolar modo alle bassissime andature.
bicicletta. Mettiamo la modalità di guida off-road e assaggiamo un po' questa motocicletta anche appunto nell'off-road. Nel video di primo contatto ho avuto una buona impressione, più che altro appunto per la leggerezza della moto e la manovrabilità, e adesso insomma riprocariamo un po' di off-road e valutiamo meglio il comportamento della 890 Adventure. Allora, intanto nella guida in piedi direi che la moto si manovra piuttosto bene, non è particolarmente larga dove cingiamo con le gambe e quindi ci dà una bella sensazione da questo punto di vista. Si avvertono subito fin dai primi metri percorsi, insomma, la leggerezza, la differenza rispetto a una maxi enduro. Da questo punto di vista ci regala sicuramente un bel vantaggio. In modalità off-road il controllo di trazione ci permette un certo derapamento. E questo è sicuramente una cosa positiva per il divertimento alla guida. Vedete, la moto scoda e si scompone al retrotreno, ma l'avantreno ci regala proprio una bella solidità. Quindi da questo punto di vista vi vado a confermare una sensazione nettamente positiva per la guida in off-road. L'unico, diciamo, limite nell'off-road è l'impossibilità appunto di andare a modificare le sospensioni, e quindi abbiamo un assetto abbastanza rigido. Avrei preferito un assetto un po' più morbido per riuscire a carpire meglio tutte le difformità, tutte, insomma, gli avvallamenti, i buchi eccetera, avere una percezione un po' più precisa in tal senso, ecco. Non, ripeto, non che le sospensioni siano particolarmente rigide di serie, però non sono neanche particolarmente cedevoli. Se fossero un attimino più morbidi non off-road, sicuramente sarebbe cosa gradita. Intanto è un bel andare, un bello sgasare col posteriore che praticamente si intraversa, ed è veramente un bel godere, ragazzi.
il vero plus appunto di questa moto, vi ribadisco, è il fatto di avere quei 40-50 kg in meno rispetto alle Maxi Enduro ed avere comunque una potenza 105 cavalli che insomma in off-road è più che sufficiente. Quindi questo binomio ci regala sicuramente un bel godimento per quanto riguarda l'off-road. Se siete persone che insomma amano l'off-road, che spesso praticano strade bianche, insomma off-road non eccessivamente impegnativo, sicuramente questa 890 Adventure vi regalerà delle gran belle soddisfazioni. Treno, nonostante la moto Skoda si scomponga un po' a retrotreno, ci dà veramente una gran bella solidità. Come su asfalto, anche in off-road è sicuramente una moto decisamente stabile da questo punto di vista. Proviamo a fare questo tratto di terreno abbastanza sconnesso, sassi molto grossi, belli avvallamenti. E devo dire che tutto sommato, nonostante la non particolare cedevolezza delle sospensioni, la moto non se la cava male, insomma ammortizza discretamente bene anche questo tipo di terreno piuttosto astioso. Ovviamente con sassi così grossi e con avvallamenti di questo tipo bisogna prestare un po' più di attenzione, perché comunque se non abbiamo in mano una monocilindrica prettamente da off-road, quindi è vero che è più leggera di una Maxi Enduro, però comunque sia 196 kg, insomma non sono un peso piuma. Bene ragazzi, ora come di consueto siamo giunti alla rubrica Il Cavalletto. Se non ricordo male, vado a memoria, non vi avevo parlato del cavalletto laterale di questa moto quando ho fatto il video di primo contatto. Ne approfitto adesso di questo secondo video per dirvi che il cavalletto è ben fatto, estremamente solido, molto robusto, ci regala un appoggio quando abbiamo stivato la moto appunto sul cavalletto per parcheggiarla, davvero solido, davvero ben fatto. L'unico piccolo nel tal senso è la base del cavalletto stesso, che purtroppo è abbastanza strettina. Adesso spero che la vediate, perché è nero su fondo scuro, non si vedrà tantissimo, comunque appunto è piuttosto esigua. Adesso io ve la sto contornando, eccola qua, ok. Nulla di male su asfalto, però insomma su terreni tipo questo qui bisogna trovare un terreno abbastanza bisogna trovare un punto abbastanza solido, perché non avendo tanta ampiezza di appoggio è facile che vada a sprofondare. Quindi insomma, da questo punto di vista magari sarebbe auspicabile o mettere un ampliamento o comunque
che KTM provveda in futuro a metterla leggermente più larga, in modo da regalarci una stabilità migliore, dato che è una moto da enduro, quindi si utilizzerà sicuramente più o meno di tanto in tanto, spesso o meno spesso in off-road. Insomma, avere un bel appoggio è una cosa buona e positiva. Tornando per un attimo al discorso delle sospensioni, appunto, come vi ho già accennato, non che siano particolarmente rigide in senso assoluto, semplicemente sono comunque un compromesso. Quando non abbiamo la possibilità di intervenire sulla regolazione, ovviamente la casa madre deve considerare un po' tutti gli ambiti in cui andiamo a utilizzare la motocicletta, e quindi ovviamente nella regolazione delle stesse deve cercare di trovare un compromesso che vada un po' bene dappertutto, insomma, sia su asfalto, su off-road, su sterrati, eccetera eccetera. Come tutti i compromessi, è un compromesso, quindi va benino dappertutto, non va particolarmente bene da nessuna parte, ok? E in tal senso, appunto, ci verrebbe in aiuto la possibilità di poterli regolare e poter intervenire, cosa che appunto non si può fare. Però, ripeto, sono un buon compromesso e vanno abbastanza bene dappertutto, però insomma, sono un compromesso e come tale si comportano. Per quanto riguarda l'acceleratore, direi che è gestito molto bene dall'elettronico, non presenta affatto dell'on off ed è piuttosto lineare, quindi il comando che noi andiamo a impartire sulla manopola dell'acceleratore corrisponde appunto a una risposta delle farfalle motore adeguata, direi. Quindi da questo punto di vista sicuramente hanno fatto un bel lavoro i tecnici austriaci. Nel frattempo sta calando la sera e tra poco effettueremo anche il test per valutare bene il reparto illuminazione di questa 890 Adventure. Peccato per la protezione dall'aria, che insomma non è proprio da moto turistica su questa 890 Adventure, altrimenti insomma non sarebbe male neanche da questo punto di vista. Scarsa protezione dall'aria che viene sì un po' dalle esigue dimensioni del cupolino, ma non tanto da quello quanto dal fatto che la posizione di guida di questa enduro di KTM è piuttosto elevata, quindi siamo seduti piuttosto sopra la moto che non dentro la moto. Insomma, adesso giusto per farvi capire la differenza, adesso non so se riuscite a vederla, no, perché è buio. Comunque la differenza fra il piano di seduta della sella e la parte superiore del serbatoio dove abbiamo il bocchettone è piuttosto esiguo, quindi da questo ne scaturisce una posizione appunto abbastanza di seduta abbastanza alta, che gioco forza ci protrae, diciamo, che gioco forza ci proietta piuttosto in alto sulla moto e rende, diciamo, un po' meno efficace la protezione all'aria del cupolino. Bene amici, ora che sono calate le tenebre ed è giunta l'oscurità, effettuiamo il test per valutare il reparto luci di questa KTM 890. A parte gli scherzi, appunto, adesso che è buio, valutiamo un po' il faro di questa motocicletta. Direi che per quel che riguarda l'abbagliante è una illuminazione davvero davvero efficace, ragazzi. Forse una delle migliori che ho avuto modo di provare ultimamente. Il fascio luminoso è piuttosto esteso, ben illuminata la nostra carreggiata e anche quella del senso opposto, e sono molto ben illuminati anche i cartelli stradali. Come vedete, come potete notare, vedete che i cartelli laterali alla strada sono davvero ben ben illuminati, quindi molto efficace da questo punto di vista.
Adesso andiamo a valutare anche il faro abbagliante e vediamo un pochino il fascio luminoso in lontananza come si comporta. Adesso vediamo di non incrociare altre auto, altrimenti non possiamo attivare gli abbaglianti. Ok, rallentiamo un attimo e lasciamo scorrere quest'auto che mi viene incontro, onde andare ad accecarla. Perfetto, eccoci qua, abbagliante. Allora, per quel che riguarda l'illuminazione, nell'immediato, diciamo nel tratto di asfalto immediatamente davanti alla moto, non cambia moltissimo. Cambia ovviamente in lontananza perché abbiamo l'illuminazione maggiore per quello che riguarda appunto la profondità. Però direi che per quel che riguarda l'abbagliante, insomma, mi aspettavo qualcosina di più. Non è male, ma insomma, rispetto alla luce che ci fa il faro anabbagliante, è un po' sottotono, ecco. Oltretutto il fascio luminoso del faro a LED è di un bel bianco, quindi è, da questo punto di vista, è uno dei migliori che ho avuto modo di provare, sia per diciamo l'intensità della luce, che è davvero davvero bianca, quindi si nota veramente che è a LED, e anche per l'efficacia appunto dell'anabbagliante, un po' meno del faro abbagliante. Molto buona la visibilità serale anche del display, bello nitido, bello chiaro, insomma le informazioni si leggono veramente bene. C'è un bel contrasto, poi il fondo scuro con le scritte bianche, direi che insomma è davvero efficace. Poi tutte le informazioni principali sono molto chiare, nonostante il display non sia particolarmente generoso in fatto di dimensioni. Ed ecco qua i blocchetti elettrici retroilluminati, come vi avevo promesso ve li faccio vedere. Da questo lato, quindi lato dell'acceleratore, abbiamo solo il tasto di accensione e spegnimento, quindi è relativamente semplice andare a, diciamo, ad azionarlo, non vi sono altri tasti. E da questa parte appunto quelli per navigare, gli indicatori di direzione, clacson e abbaglianti, quindi insomma tutto piuttosto intuitivo, e insomma il fatto che siano retroilluminati è un qualcosa in più. Cosa mi è piaciuto di più e cosa mi è piaciuto un po' meno di questa 890 Adventure di KTM? Allora, fondamentalmente la cosa che più mi è piaciuta è che, essendo una media cilindrata, insomma, ci regala una, tra virgolette, spensieratezza di guida che non abbiamo per esempio con le maxi enduro. Pur avendo comunque delle prestazioni di tutto rispetto, perché i 100 cavalli del motore ci regalano appunto delle buone prestazioni su strada e anche in off-road, una media cilindrata come questa ci regala appunto una certa spensieratezza dal punto di vista del peso che dobbiamo muovere in sella e soprattutto dell'agilità della moto. Mi riferisco in particolar modo alla guida in off-road, dove avere meno peso è sicuramente una cosa utile che ci aiuta a guidare meglio. Una moto più leggera è sempre comunque una cosa positiva, che in particolar modo appunto in off-road ci può permettere di affrontare dei percorsi magari un pochino più impegnativi di quello che potremmo fare invece con una maxi enduro. Lo spazio che abbiamo a disposizione invece è proprio da maxi enduro, quindi da questo punto di vista mi è piaciuta molto, perché nonostante sia una media cilindrata ci regala uno spazio in sella, sia che viaggiamo da soli sia che viaggiamo con il passeggero, davvero davvero cospicuo. Altro elemento che mi è piaciuto è il motore, anche se ai bassi regimi diciamo la mancanza di qualche cavallo in più la si avverte, quindi la cubatura piuttosto contenuta non ci regala ai bassi regimi quell'elasticità che possiamo avere magari con una maxi enduro.
Di contro però dai regimi medi fino al limitatore ci regala una bella spinta e non ci fa rimpiangere di non avere più cavalli. Altra cosa che mi è molto piaciuta, la ciclistica in generale di questa moto è piuttosto reattiva e abbastanza stradale, quindi ci regala delle belle soddisfazioni per quel che riguarda la guida su asfalto. Ma anche in off-road, avendo un peso limitato e comunque una certa compattezza, ci può regalare delle belle soddisfazioni. Altra cosa che non mi è molto piaciuta di questa moto è il fatto di non poter andare a intervenire sulla regolazione delle sospensioni. Non solo non abbiamo la possibilità di avere le sospensioni a controllo elettronico opzionali, che tutto sommato è una cosa che ci può stare su una media cilindrata come questa, ma l'impossibilità anche di andare a intervenire manualmente è un pochino limitante. Mi riferisco in particolar modo anche alla guida in off-road, dove avere magari delle sospensioni un po' più cedevoli, un po' più morbide, ci aiuta a carpire meglio la conformazione del terreno e ad avere una guida un po' più efficace. Per quel che riguarda invece la guida su strada, abbiamo delle ottime sospensioni che sostengono bene la moto nella guida sportiva, anche se nella guida un po' più rilassata, quando magari siamo in viaggio, non sono particolarmente cedevoli, non sono quindi particolarmente confortevoli e da questo punto di vista magari la cosa è un po' limitante, nel senso che va a influenzare un po' il comfort generale della moto. Molto bene invece quando adottiamo una guida sportiveggiante, perché questa motocicletta ci regala delle sensazioni quasi da moto stradale. Tra le cose che mi sono piaciute un po' meno metterei anche il discorso della protezione dall'aria. Essendo comunque una moto più compatta, più rastremata, ci offre una protezione ovviamente minore rispetto magari a una maxi enduro e questo è un po' invalidante soprattutto nei viaggi, insomma viaggi a medio o a lungo raggio. Gioco forza, le dimensioni compatte della moto purtroppo non ci permettono di avere una protezione particolarmente efficace, soprattutto se siete abbastanza alti non aspettatevi una protezione dall'aria diciamo eccelsa, ecco. Se facciamo spesso viaggi a medio o a lungo raggio in due persone stracarichi di bagagli, sicuramente questa 890 può mostrare qualche limite, nel senso che comunque la cavalleria a disposizione è sì buona, ma non è esorbitante come quella magari di una maxi enduro. Quindi se avete questa prerogativa sicuramente dovrete fare qualche sacrificio in tal senso, non perché 100 cavalli siano pochi, tutt'altro sulla strada sono più che sufficienti, semplicemente appunto se viaggiamo spesso in due stracarichi di bagagli, avere qualche cavallo in più ci regala più coppie e sicuramente più piacere di guida, più elasticità del motore. Quindi direi che da questo punto di vista una motocicletta è più adatta a viaggi a medio, diciamo, e a corto raggio. Non che non sia possibile con l'890 effettuare viaggi a lungo raggio, semplicemente dovrete fare qualche sacrificio in più, quindi non avrete sicuramente tutto quel comfort che potete trovare magari su una maxi enduro, per esempio sulla 1290 Super Adventure S per stare in casa KTM. Per quel che riguarda appunto la protezione dall'aria, il comfort generale e le prestazioni che possiamo avere. Perché dovrei comprare una KTM 890 Adventure? Fondamentalmente perché voglio una moto con prestazioni a misura d'uomo, facile da guidare, non eccessivamente impegnativa, una moto abbastanza leggera che mi regala una spensieratezza di guida che con moto maxi enduro per esempio non posso avere, e perché ha sicuramente un prezzo d'attacco più conveniente rispetto a moto più blasonate e più potenti. In buona sostanza questa moto non manca nulla, tranne ovviamente un po' di cavalleria, perché ovviamente il motore ci offre meno cavalli rispetto alle maxi enduro. E a che genere di motociclista si rivolge? Sicuramente al neofita, perché è una moto dalle prestazioni diciamo a misura d'uomo, quindi non eccessive, che possono essere adatte anche a una persona che si avvicina per la prima volta al mondo delle due ruote, magari al mondo delle enduro, delle moto da enduro come questa. Può essere anche una moto adatta a un guidatore esperto, a un pilota che guida già moto di questo genere o anche più grosse da diversi anni, che però vuole una moto appunto facile da guidare, non eccessivamente impegnativa, una moto abbastanza leggera per poter fare anche dell'off-road. Quindi se ci piace fare off-road spesso e volentieri, sicuramente questa moto è una scelta azzeccata. Anche se ci porta a rinunciare magari a un po' di prestazioni per quanto riguarda la guida su strada, possiamo trarre sicuramente maggiori soddisfazioni quando la guidiamo in off-road, rispetto magari a una maxi enduro che è più pesante e un po' più impacciata nella guida fuori strada. Come di consueto, quando si tratta di KTM, devo ringraziare la concessionaria Farioli di Bergamo. Farioli è concessionario ufficiale KTM per Bergamo e provincia, si trova in via Celladina 199, per avermi fornito nuovamente per la realizzazione di questo secondo video di prova su strada on e off-road la 890 Adventure.
Come di consueto, quando si tratta di KTM, devo ringraziare la concessionaria Farioli. Farioli è concessionario ufficiale KTM per Bergamo e provincia, per avermi fornito nuovamente per la realizzazione di questo secondo video di prova su strada la 890 Adventure. Se la moto vi è piaciuta, se vi ha incuriosito, come vi dico sempre, recatevi pure da Farioli in concessionaria a Bergamo, in via Celadina 199, e potrete vederla, toccarla con mano, chiedere eventualmente ulteriori informazioni e, cosa ben più importante, previo prenotazione, avrete anche la possibilità di effettuare un test ride su strada, quindi di provarla voi stessi su strada e rendervi conto un po' di tutte le caratteristiche, di tutte le peculiarità che io vi ho illustrato in questi due video che ho dedicato alla enduro di media cilindrata della casa di Motte Goffen. Bene amici, per quel che riguarda questo secondo video di prova su strada on e off road con la KTM 890 Adventure è tutto, e noi ovviamente ci vediamo in un prossimo video. Zombie apocalypse.